Marco De Bigontina, con Dolomitici, buongiorno Marco, ben trovato, come stai? Ciao Dario, sto bene, dai, non lamentiamoci. Questo Covid mi ha dato la possibilità di fare cose che non avrei mai immaginato di riuscire a fare, cioè stare in casa davanti al computer per più di un'ora. Ecco. Quindi cerco di vedere il bicchiere mezzo pieno, dai. Ecco. Ok, ascolta, mi sto godendo questa tua sciata spettacolare. Dov'eri Ciao. qui? Qui ero in Val Formazza con un amico. Abbiamo trovato una giornata spettacolare, e ce la siamo goduta fino all'ultimo centimetro. Ah, meravigliosa, guarda che farina. Ascoltami, Marco, mi fermo qui, aspetta. Tac, eccolo qua. Mi colpisce questo accrocchio che hai in cima al bastoncino. Di cosa si tratta? Ah, ecco, quell'oggetto lì è quello che io da qualche anno uso. Io ovviamente ho fatto questo accrocchio perché ovviamente cerco di fare le riprese in tutti i momenti in cui vado in giro. Non amo riprendere me stesso, ecco, questo è il mio limite, ma pare che adesso vada molto di moda e sia molto, diciamo, abbia molto appeal. Però questo aggeggio qui serve per posizionare la camera e quando io salgo, o di solito con gli sci da sci alpinismo, ho la possibilità di fare delle riprese mentre vado, tendenzialmente anche quando mi fermo un attimo, però ho la camera posizionata sul bastoncino che rimane fermo, stabile, appoggiato sulla neve, e con la camera che fa delle riprese quindi più stabilizzate, insomma. Poi in discesa ovviamente tolgo la camera dal bastoncino, me la posiziono di solito sul torace, che è la inquadratura migliore. E diciamo che a quel punto riprendo tutti i momenti della serie. Poi quando arrivo su in cima, di solito, perché i miei amici non mi lasciano il tempo di farlo nel durante, tiro fuori il drone, faccio delle riprese col drone dalla cima, insomma, così. Ma intendo dire, questo è un innesto di quelli Questo è per l'innesto le camere. minimo, incollato E l'hai con fatto con il silicone? sì, plastica liquida. Ovviamente prima c'è diciamo, l'accrocchio si è adesivizzato, quindi io ho limato la testa della racchetta per dire quanto sono interessato a trovare gli strumenti per fare quello che mi serve. Quindi ho limato la testa della racchetta per renderla uniforme, ho posizionato questo accrocchio adesivo sopra e poi per essere sicuri che non volasse via tutto, magari prendendo colpi, ho anche sciolto un po' di plastica liquida tutto intorno. Infatti si vede un po', non è proprio un lavoro. Però, ad esempio, molto banale, sono cretinate, però guarda Ma la quella plastica liquida quale sarebbe? plastica liquida, quella più chiara, che forse non so se si vede, ma la cosa interessante da notare è tutto quel gommino che c'è intorno sulla testa, su in cima, quello è un elastico, diciamo, di camera d'aria che io ho messo attorno alla presa. Perché? Perché così, con le mani fredde, magari le mani con i guanti, eccetera, tu se devi un po' chiudere o allargare la chiusura della camera per posizionarla in posizioni diverse, magari io ad esempio prendo la racchetta e seguo i miei compagni con la racchetta bassa, oppure riprendo me stesso, gli sci, diciamo, più che altro dal basso, io devo spostare la posizione della camera tenendola in basso, e quindi per quello mi serve modificare la posizione sul supporto. Quindi se con le mani fredde, con i guanti, eccetera, io devo fare questa operazione, con quell'ingrossamento gommoso della cosa, questi sono tutti piccoli trucchi che tu, cioè io, Bravissimo, sei una miniera d'oro di informazioni. che con andando via io praticamente queste robe le faccio da 30 anni. Adesso sono un po' migliorato anche nelle modalità e nel montaggio, e un po' tanto direi, e quindi di conseguenza, man mano che tu vai sul campo e provi le cose, ti trovi le soluzioni. Insomma, questo è un po' Certo. vale un po' per tutto, insomma. Ascolta Marco, tu sei un dolomitico molto particolare perché hai il cognome De Bigontina, che è un classico ampezzano in pratica, vero? Esatto, sì, sono di famiglia ampezzana, mio padre era di Cortina d'Ampezzo, mio padre era diciamo, uno dei tre fratelli,
e poi lui è andato, ha studiato all'università, ha fatto il medico a Feltre, io infatti sono nato a Feltre, però la famiglia è pezzana, insomma, siamo uno di, io sono regoliere anche, cioè, nel Ah, senso che grande. posso andare anche a raccogliermi la legna nei boschi, insomma, no, diciamo che questo è uno scherzo, ma è effettivamente così. Dopodiché io, quando a Cortina devono fare delle modifiche al territorio, chiedono a tutti i regolieri e io ricevo regolarmente la richiesta di firmare anch'io se sono d'accordo, non so, ad aprire un'attività, un agriturismo in una baita, piuttosto che, insomma, che io, Certo. diciamo, questa cosa. Però hai l'accento lombardo, quindi Diciamo hai un accento più lombardo che ampezzano in questo momento. cioè, se vuoi ti parlo anche un po' in ampezzano, però diciamo che essendo venuto via da Feltre, da Cortina, da Belluno, dalla provincia di Belluno a 18 anni per andare a studiare all'Università Ferrara, poi mi sono trasferito a Ferrara, a Milano per lavoro, per trovare lavoro, cercare lavoro, ho cercato ovviamente di trovare una soluzione che fosse il più internazionale possibile, ho cominciato a lavorare per delle multinazionali che mi hanno mandato all'estero, eccetera, quindi sono qui dall'86. Quindi non sono né carne né pesce dal punto di vista dell'inflessione, diciamo, verbale, perché se sono in Veneto, tu ad esempio mi dici ho l'accento lombardo, ma non è così perché qua in Lombardia si capisce chiaramente che invece sono di origine veneta, insomma. Qui a me Bellissimo, basta che capiscano quello ma che dico. difatti, ma poi noi l'abbiamo sempre detto in Dolomitici Le che cose le carine. Dolomiti non hanno confini, Una quindi. delle cose carine che mi piace sentendo te, sentendo gli amici di Dolomitici Veneti, eccetera, è proprio questo fatto di tornare un po' dalle mie parti, insomma. Cioè, quando sparlo con gente di Belluno, eccetera, mi piace un sacco perché rivivo un po' la mia adolescenza, la mia gioventù, eccetera, insomma. Certo. Ricordo per chi ci segue ora che nella versione PC di Facebook del gruppo Dolomitici, che è eccolo qua, facebook.com groups Dolomitici Official. Ricordatevi qua in cima il Dolomitici Official. Basta andare nel cerca, appare il Marco De Bigontina. Appare Marco De Bigontina, cioè digitate Marco De Bigontina, fate il cerca e vengono fuori tutti i post realizzati assieme a Marco, re realizzati da Marco per il gruppo. C'è una bellissima galleria anche di foto d'epoca che ha realizzato lui e queste sono foto di tuo padre, mi pare, vero Marco? Non le ho realizzate io, le foto sono proprio No, cioè, originali, postate da te. postate da me perché mi sembrava carino far vedere nel dopoguerra com'era Cortina e come erano le attività a Cortina. Diciamo che a quei tempi in economia si organizzavano ovviamente delle manifestazioni pubbliche con dentro anche dello sport, oppure la sfilata dei sestrieri a cavallo, eccetera. Mio padre, essendo uno delle, diciamo, un componente di una delle famiglie costitutive della comunità d'Ampezzo, era sempre coinvolto in queste cose, suonava nella banda, insomma, tutte queste cose qui. E ci sono delle foto pazzesche, nel senso che vedi proprio l'entusiasmo della gente, vedi le strade, non so, qua c'è una strada che scende da Pocol, mi sembra, dove mio padre sta correndo in testa assieme ad altri due. Qui sulla sinistra e si divertivano così in un modo sano, divertente, cosa di mantenere lo spirito. Questo mio padre sulla sinistra col numero addosso della comunità. E mio padre era uno sportivo pazzesco, nel senso che mio padre andava a sciare con Eugenio Monti, quello che doveva diventare, secondo me, il miglior sciatore italiano di quei tempi, dei tempi di Zeno Colò. Poi ha avuto quel grosso incidente e lui mi diceva sempre che Eugenio Monti era un pazzo furioso, insomma, ecco, quindi, cioè, non che mio padre fosse uno proprio tranquillo, per dire, quindi da quelle Bellissimo. parti è un po' così la faccenda, insomma. Quindi ma basta entrare in Dolomitici, Marco De Bigontina e saltano fuori tutti i tuoi post. Poi pian pianino viene la curiosità e io ho cominciato ad approfondire anche quello che facevi e mi sono appassionato, insomma, dei tuoi viaggi. Questa non è proprio Dolomiti, vero? No, quello non è per niente Dolomiti, quelle sono le Lofoten. Questo è un, diciamo, un'infilata bellissima,
Quest'anno, diciamo, avevamo optato per le Dolomiti, finalmente, per dire, facciamo tra virgolette, una trasferta in Dolomiti tutti assieme. Io ho questo gruppo di amici sportivi e noi dal 2005, non so se questo si riferisca al 2005, comunque abbiamo cominciato a prenderci una settimana, il primo anno eravamo in 6. Poi siamo arrivati ad essere anche 12, 13, 14 persone e organizziamo queste cappatine. In quell'anno erano a Lofoten, ci sono dei paesaggi spettacolari. Poi l'anno dopo siamo andati in Lofoten sarebbero le isole Lofoten, vero? Insomma, Lofoten, esatto, in Norvegia. Norvegia, Esatto. E la cosa bella è che ci sono dei paesaggi, durante la settimana poi non trovi veramente nessuno, per cui hai dei paesaggi molto diversi dalle Dolomiti, molto spettacolari perché sci, neve fresca, magari e arrivi giù sul mare, quindi questa è un'altra situazione. E quindi provi anche quelle sensazioni lì, arrivi giù e hai il canto dei gabbiani, poi te ne vai a mangiare nella tua casettina in legno dopo aver pescato, perché noi poi facciamo il pomeriggio, facciamo la battuta di pesca al merluzzo, ce lo portiamo in casa, ce lo cuciniamo, cioè tu pensa, cioè, noi facciamo la gita di sci alpinismo, poi ci sono dei bravissimi pescatori con cui possiamo uscire, eccetera, nel nostro gruppo che oltre a pescare, puliscono anche il pesce e lo cucinano pure. Quindi, insomma, ci trattiamo con i guanti. Ecco. mitologico, E fantastico. poi, non so, in Cappadocia l'anno seguente, il 2006, un'altra esperienza pazzesca, perché dei paesaggi incredibili, luoghi selvaggi, delle cioè noi siamo andati a sciare in neve fresca sui vulcani. Quindi, questo voleva dire trasferimenti in un furgoncino noleggiato ad hoc, con la nostra guida che arrivava sul posto e siccome non sapeva sciare ci diceva voi dovete andare lì, fine, e noi andavamo su, eccetera. Certo. Quindi Sono ci sarebbe anche un video dell'alpinismo l'Etna, sull'Etna. Possiamo sì. cliccarlo? Sì, se funziona, se linka. E quello, sì, vedi, parlo di un bel po' di anni fa, 2012, 7 anni fa, un po' di miglioramenti sia in termini tecnologici degli strumenti che in termini di riprese, modalità, musica, adesso qua non la sentiamo la musica perché sennò facciamo confusione, però questa passione io l'ho sempre avuta di riprendere tutto, fotografare tutto, eccetera. E effettivamente guardando le cose a posteriori, dopo anni, insomma, un po' ti commuovi, ecco. Meraviglioso. E vedi il senso dell'amicizia, la durata di questa amicizia, insomma, vedi che c'è un percorso di vita che è rimasto integro, no? E con amici che sono sempre lì, con cui condividiamo. E qui sull'Etna è un fine settimana, eh? Abbiamo avuto una fortuna, cioè, sfacciata perché diciamo, avevano brutto tempo da 15 giorni al rifugio Citelli da cui siamo partiti e io ho detto tranquilli, domani sarà bello. E infatti, domani l'indomani è stato bello e durante la notte sono venuti giù 40 centimetri di neve fresca. Quindi abbiamo sciato sull'Etna con la neve fresca. Cioè, Che giorni era? Che periodo? guarda, potrebbe, non so, forse c'era scritto, però È pubblicato a potrebbe essere. febbraio Febbraio, 2012. febbraio, sì, febbraio. Ma addirittura il gestore allora del Citelli mi ha ringraziato. Io questo video ho avuto un sacco di visualizzazioni rispetto ad altri, che io non è che promuovo particolarmente, ma perché? Perché anche lui l'ha promosso, perché a lui è tornato, ha fatto gioco, nel senso, ha E fatto il tuo vedere. amico, per curiosità, con il lupo da libero, era venuto in... È un vostro amico oppure è uno del Quello posto? dell'Etna, dici? No, c'è uno lì con il lupo, l'ho anche lasciato libero, sguinzagliato, che non No, è consentito. quello era, boh, non lo so, mi ricordo, non credo fosse uno era Ah, non è uno uno del gruppo. posto che ha approfittato per venire, per diciamo, stare a fianco di noi, c'è cioè uno del posto che viene in giro spesso va in giro spesso da quelle parti e quindi ha approfittato che ci fossimo anche noi, insomma. Certo. Beh, ce n'era un bel po' di neve, va, piova. Mamma mia. Esatto, ma lì quando viene ne viene tantissimo, ma poi il problema è che i momenti buoni, magari per fare la sciata come è capitato a noi, sono pochissimi e noi abbiamo avuto una fortuna sfacciata e quindi ci è andata bene, insomma. Ecco, quindi. Ascolta Marco, io mi ricordo che
ti chiesi un'estate, perché poi ho scoperto che tu hai anche una passione da matti per tutte queste cose tecnologiche e per i droni in particolare. E mi ricordo che ti chiesi se eri in grado beh, intanto ci siamo conosciuti anche a Dolomiti Show, che era quella manifestazione del 2018 alla quale abbiamo partecipato, e gentilmente tutti i fotografi, e tra questi ci sei anche te, avete donato quelle splendide immagini che sono state stampate in gigantografie, no? Ti ricordi che Esatto. spettacolo di stampe che hanno fatto? Sì, infatti mi ha impressionato da tecnico vedere come quella è un'immagine, cioè non è proprio presa, fatta col drone, fine. No, quella è l'insieme, quell'immagine panoramica lì. L'ho presa salendo ad aprile quando gli impianti erano già chiusi con le pelli di foca, sono andato al rifugio scoiattoli, ho aspettato un'ora e mezza, quando c'è stata la luce giusta ho tirato sul drone che è rimasto in aria 5 minuti a scattare foto, nel senso che quella foto lì è il risultato di praticamente 7 scatti in orizzontale e 5 in verticale moltiplicati per 3, perché per ogni scatto ho fatto una tripla esposizione, no? Quindi e poi c'è un programma con cui tu li metti insieme tutti e ottieni una panoramica notevole con una risoluzione notevole. Quindi, con uno strumento che non ha una lente particolarmente grande, non ha un sensore particolarmente grande, se tu lo sai usare, puoi tirare fuori qualsiasi cosa, tipo un'immagine che poi ingrandisci di 3x5 e non hai l'impressione che sia sgranata o altro. Quindi, come sempre. Cioè, se sai usare gli strumenti che hai per le mani, i risultati li ottieni, insomma, no? Quindi, Fantastico. qua è stato interessante che siamo riusciti a conoscere un po' meglio, perché io fortunatamente avevo necessità di venire a quelle parti e quindi mi sono fermato e potuto vedere anche questa immagine mia Sì. stampata davvero. Qui eravamo allo stand che hanno dato a noi questa gigantografia di Marco Migliardi, è grande circa 6 metri. Di lunghezza. Qui c'era anche il buon Sandro Ah sì, che Zardini. vogliamo, Sandro Zardini, che vogliamo ricordare. Certo. Vedi, la passione, no? Che bello. Diego Gischia, qui c'era anche Gianluca Calamelli, e questo è Francesco Talin. Ci siamo trovati in tanti, guarda Loris, Federica Loris, la Rachele, la Gigliola, la Carla, la Moira. Il Ricordi che ti ho fatto Diego 1, Diego 2, il Diego Leder e il grande Sandro. La foto anche 360, se ti Anche ricordi. in 360, non so se ce l'ho No, qui ma in linea, ma. a parte che non si potrebbe vedere, quindi. E niente, quella volta lì è stato veramente spettacolare. Poi però ho scoperto che hai anche un'attività vera e propria, quindi tu la tua passione per il drone l'hai trasformata in una vera e propria professione. Certo. Io ho praticamente fatto tutte le fasi, diciamo, professionali, diciamo, normali, nel senso che dopo gli studi in giurisprudenza sono venuto a Milano a cercare, ecco qua, a cercare lavoro a Milano, un lavoro che fosse in linea con i miei interessi. L'ho trovato e sono stato alle dipendenze di multinazionali, cercavo in tutti i modi di andare all'estero, cosa che peraltro poi dopo un paio d'anni è successa, quindi mi sono fatto anche una formazione. Quindi questi voli con il drone li hai fatti tu intorno a questi Sì, edifici questo io incredibili? praticamente adesso, cioè, tutto è nato, guarda, è molto semplice. Allora, ovviamente la passione per uno strumento in più da aggiungere agli altri diciamo, acquisire immagini, video o foto. Dopodiché il tutto è successo perché uno degli amici, appunto, con cui io regolarmente vado e andavo in giro a fare sci alpinismo, è un titolare di un grosso studio di architettura in Milano, emergente, molto prestigioso, no? La più ARC. E lui mi ha visto volare con il drone in vacanza e aveva necessità per la settimana successiva di fare un volo tra l'altro in Piazza Corduse a Milano, per riprendere un palazzo di cui loro stavano presentando un progetto di restyling, e quindi io ho detto: guarda, se vuoi, sono disponibile. E lì è stato il mio primo volo, diciamo, impegnativo in contesto urbano, con tutte le caratteristiche che servono per poterlo fare, e lì è nato il filone dei voli in architettura. Quindi io ho lavorato e lavoro Meraviglia.
per studi di architettura di Milano, per anche in questo caso, ad esempio, per la società Focchi che costruisce e installa, diciamo, tutte le vetrate, e anche loro sono rimasti contenti perché probabilmente anche loro non avevano mai potuto ottenere immagini così entusiasmanti del loro prodotto, insomma, perché vederlo applicato, lì c'è una tecnologia incredibile dietro, anch'io cioè che non la conoscevo, sono rimasto impressionato leggendo, approfondendo un po' Però lasciami un attimo chiederti, ma realizzare, beh, intanto diamo il benvenuto al tuo nuovo sito esperienza-drone.it, l'esperienza un pochino meglio, sì. www.drone.it, andatevelo a vedere, nuovo nato, è nato proprio ieri, vero? No, diciamo, io ce l'avevo già il sito, però diciamo che non mi piaceva più molto, quindi Dello l'ho aggiornato, styling. cioè l'ho rifatto completamente e l'ho rifatto in linea con l'idea che avevo io, un sito pulito, essenziale, chiaro, in cui uno se ci entra capisce esattamente con chi ha a che fare e può vedere esattamente cosa sono in grado di fare. Quindi quello mi Certo. interessava, quello serviva, i contatti ci sono tutti, molto chiari. E quindi quello era, prima era un po', cioè, da un punto di vista grafico era un po' più, creava forse un po' di confusione, insomma, quindi. Quindi tu in questi giorni di quarantena sei uno di quelli che va a fare la spesa con il drone, insomma. Esatto, no, beh, vado. Diciamo che la spesa la fa mia moglie, per fortuna. Io porto fuori i cani, dai, ho due cani Ho che capito. purtroppo hanno dimensioni importanti, che non è che posso fare due passi proprio sotto la porta di casa, insomma, però diciamo, vedi che la prima di queste recensioni è proprio quell'azienda Focchi, che questo è un architetto di Milano, ad esempio, che sono rimasti contenti perché. Cioè, quando mi affidano un lavoro mi prendo una briga notevole, insomma, mi sento investito di una grossa responsabilità. Quindi, cioè, non è che sto lì a lesinare sul tempo che ci metto, Certo. impiego o dedico la cosa. A me interessa che Sì. loro ottengano il miglior risultato possibile. Ascolta una pillola di un consiglio che ci dai per chi volesse dedicarsi a questa fantastica professione, no? Prima di tutto. Ma guarda, io il percorso l'ho fatto tutto, nel senso che passione, in quel momento in cui diciamo, è stato possibile acquistare i droni commerciali, diciamo, quelli non automontati, io non ho questa passione dell'elettronica, cose così, per cui quando sono usciti quelli già belli e pronti, ma già di buone caratteristiche per fare cose dignitose, io subito l'ho comprato. Dopodiché, siccome con certa difficoltà nel tempo, finalmente ENAC ha cominciato a produrre una regolamentazione, Ecco, questo è fondamentale. Quindi io la patente avendo un'età, ufficiale ENAC, vero? non essendo più un ragazzino, ho pensato che fosse necessario immediatamente seguire determinate regole e ho fatto il primo corso base, diciamo, per operazioni specializzate non critiche, quindi quelle non in ambiente urbano. Dopodiché, l'anno successivo, Aspetta, aspetta, e ti sei rivolto a una scuola di volo mi sono che... rivolto a una scuola di volo, tra l'altro ho avuto fortuna, ma anche magari il fiuto di capire che quella scuola era una scuola, diciamo, organizzata da persone molto serie, che erano da decenni nel settore dell'aviazione leggera, e quindi diciamo che poi siamo rimasti amici, e quindi lì ho avuto la prima, diciamo, giusta preparazione per capire l'importanza di certe cose, insomma, perché prendere alla leggera questa attività qui, insomma, può comportare dei rischi importanti, nel senso che se non sai che tra dei palazzi, adesso qua parliamo della fase successiva, quindi dal secondo step che io ho fatto, il secondo corso, per poter effettuare operazioni critiche, quindi in città. Quindi ecco, quando tu voli con il drone sopra questi edifici fantastici, che se per caso sbatti contro l'edificio e gli fai un danno, ci Bisogna, sono... io sono ovviamente, Non deve, oso neanche immaginare no, diciamo che deve che avere, danni intanto, puoi creare, insomma. devi, esatto, deve, ma non è detto, ma gli stessi danni che puoi creare andando in giro in auto in un modo non consono, quindi il problema è sempre lo stesso, cioè se guardiamo agli incidenti creati da droni rispetto agli incidenti automobilistici, il rischio è veramente basso, però è basso se sai come si fa e se hai una preparazione, se hai necessità di controllare bene il tuo mezzo, se sai, faccio degli esempi concreti così è chiaro,
io sto parlando di una fase avanzata, quindi l'autorizzazione a volare anche in città. Questo è un secondo step, no? Che io ho ottenuto. E molto banalmente, tra i palazzi che hai visto, lì ero sopra, però all'interno, se volete, ma già solo decollare in prossimità di quei palazzi, in una giornata in cui c'è un po' di vento, il po' di vento a terra è una cosa, il po' di vento in cima a 100 metri è un'altra. Se poi ti infili per necessità che devi riprendere, che insomma, una facciata tra dei palazzi, c'è il problema dei vortici che si creano in corrispondenza delle pareti dei palazzi. Quindi bisogna saperlo perché non è detto che il drone rimanga fermo lì dove tu speri che sia. Quindi devi essere pronto a reagire, eccetera. Insomma, ci sono tutta una serie di cose che se vai a scuola te le dicono e tu, se sei intelligente, le acquisisci e ci ragioni sopra. E poi diciamolo, cioè prima di alzare un drone sopra uno di questi edifici, in un luogo pubblico, eccetera, devi avere un permesso. Esatto. Io ovviamente chiedo sempre, io ho l'autorizzazione a parte di ENAC, entro certe misure, distanze, altezze, eccetera. Dopodiché, se devo fare cose speciali, chiedo un'autorizzazione speciale che mi viene rilasciata sempre da ENAC, però di sicuro, ad esempio in questo caso su Milano, ma anche in altre città d'Italia, la cosa necessaria è anche il nulla osta delle prefetture. Io ogni Bravissimo, volta eccolo lì, chiedo, il nulla osta della prefettura. perché c'è, ad esempio a Milano c'è il divieto assoluto di volo non autorizzato per ragioni di pubblica sicurezza. Quindi tu in ogni caso devi far sapere alla prefettura e loro ti devono dare il nulla osta. Di solito, insomma, ormai mi conoscono abbastanza, quindi i tempi, diciamo, anche perché so cosa va presentato e come, e quindi in una settimana in genere io riesco a ottenere questa nulla osta. Dopodiché, diciamo che scelgo anche l'ora giusta in base alla luce, ma anche l'ora giusta in base all'affollamento della zona. Cioè, Bravo, a ecco. volte laddove è possibile che o il committente, o se il committente mi ha dato istruzioni ben precise, non è necessario volare durante la settimana quando c'è il massimo della presenza di persone, cose e auto, eccetera. Io volo anche di domenica, per dire, no? Quindi l'importante è che cioè, tu sia in grado di ridurre al massimo il rischio e portare a casa il massimo del risultato, insomma. Ecco. Qui, ad esempio, c'è avuta in questa foto questo del Palazzo Arcadia di Milano, per conto di un architetto, io ho volato di domenica pomeriggio sera perché sapevo che dopo aver, ovviamente, essendo andato la settimana prima, c'era una nebbiolina, pioggerellina, eccetera, ho dovuto rinunciare. Ho richiesto il permesso quella settimana dopo, l'ho ottenuto e ho trovato la serata perfetta. Quindi sono venute fuori delle foto che sono piaciute molto, mi hanno commissionato anche il montaggio del video, che è stato apprezzato anche dalla società di investimento, diciamo, non solo dall'architetto. Infatti poi adesso sì, andremo a fare il resto, a cantiere concluso, eccetera, eccetera. Bravissimo. Ascolta Marco, anche questa è una curiosità che viene a me adesso in questo momento, Prego. anche se uno non vola proprio così, però c'è del pubblico attorno, quindi io sono ad una festa, alzo il drone e posso riprendere liberamente chiunque sta Allora, girandoli attorno. chiaramente non si può riprendere liberamente, nel senso che appunto ci vogliono tutti gli attestati, e le assicurazioni e i permessi del caso. No? Sono un paese, una cittadina, devi quantomeno, dopo avere tutte le autorizzazioni del caso, essendo iscritto all'elenco dell'ENAC, eccetera, eccetera, devi chiedere alle autorità locali di poterlo fare. Ma questo Certo. ovviamente non ti esime dall'evitare comportamenti che non sono possibili, cioè tu col tuo drone non è che puoi volare sopra le persone, agli assembramenti di persone soprattutto. Quindi se c'è un matrimonio piuttosto che una festa, eccetera, tu devi volare in modalità tali da poter riprendere la festa, ma non volare sugli assembramenti di persone. Quindi questa è una regola proprio, questa è una cosa che non si può derogare in modo assoluto. Non puoi volare sugli assembramenti di persone. Quindi si organizzano le cose, magari si fettuccia lo spazio che tu dedichi a tirare sul drone e ovviamente io ho meno necessità perché sono abbastanza specializzato sul settore architettura, quindi rispetto a chi magari è specializzato su eventi, io faccio anche matrimoni, ma lì
Ovviamente, spesso sei in luoghi privati, comunque devi tenere certi comportamenti di prudenza e sicurezza, e invece su una piazza, ad esempio un matrimonio, e tu devi fare riprese in piazza, lì devi essere veramente cosciente e accorto, insomma. Certo. Ritengo comunque che siano, a parte il fatto dei permessi, la tecnologia, i patentini, eccetera, no? Tutte le tue visualizzazioni e opere siano veramente delle piccole opere d'arte, perché prima di tutto, come dicevi, tu fin da piccolo hai stampato, mi dicevi, Sì. hai messo le mani sulla fotografia, sulla luce, sulla Sì. situazione, sull'inquadratura, cioè Sì. sono No, veramente degli spettacoli. sicuramente non ci si improvvisa. Allora, in Italia, nel mondo, ormai c'è un sacco di gente che è appassionata proprio dell'oggetto in se stesso, no? Del drone, del fatto di poter volare col drone, vedere nello schermo del tuo controller. Le cose che il drone vede dall'aria, eccetera, quello già di per sé è una cosa molto interessante. Però, se vuoi portare a casa dei risultati da un punto di vista fotografico o video, deve avere un pregresso che molti magari non hanno. Io, fortuitamente, da quando ho 12 anni, ho cominciato a fotografare appunto 12 anni con una 6x6 dismessa da mio padre, e io non ho più smesso, nel senso che è rimasta una passione intatta, integra, esagerata per la fotografia e video da quell'età. Stiamo parlando di 50 anni fa, insomma, quindi e non è mai venuta meno. Cioè, io ho smesso, che ne so, di giocare a tennis, di cui ero anche appassionato, e facevo anche tornei nazionali, eccetera, però, cioè, dico, quello ho smesso nel momento in cui era diventata difficile a Milano organizzare, fare, basta, mollato. Questa proprio non concepirei di smetterla. Diciamo che quando, oltre al fatto della competenza, diciamo, che acquisita sul campo per il fattore luce piuttosto che inquadratura, eccetera, cioè, nel caso della montagna, ad esempio, c'è anche una abitudine ad andarci in montagna per andare in posti dove non è facile andare. E avere quindi anche in modo naturale, a me è successo, ovviamente, perché io la prima volta che sono andato in montagna è stato a fare il giro delle tre cime di Lavaredo dentro lo zaino di mio padre, e avevo un anno e mezzo. Cioè, questo per dirti, no? Quindi, se uno che è di lì, che ha camminato e arrampicato in montagna, dico un giorno sì, un giorno no, quando era ragazzino, eccetera, poi ho continuato a farlo per anni e anni e anni, quando poi vai in giro a piedi, eccetera. Il problema che io ho adesso, l'unico, diciamo, problema che ho 62 anni, è mantenermi in stato di salute e in allenamento, soprattutto per poter fare riprese fotografiche col drone, ma anche da terra serve. E quando vai in giro con un po' di chili in più per l'attrezzatura, eccetera, farti 1000-1500 metri di dislivello, poi arrivare su al punto dove hai in mente di fare le riprese o di far volare il drone, devi arrivare su non stravolto, perché se no, cioè, qualche scemenza la fai anche col drone. Cioè, far volare un drone in condizioni difficili, magari c'è anche un po' di vento, eccetera, vicino alle rocce, non è che, cioè, puoi essere stanco, eccetera, devi arrivare su abbastanza lucido e presente su quello che fai. E Ma sicuramente soprattutto cosciente della sì, ma devi possibilità prepararti. di avere, che ne so, anche falco che arriva, e quindi evitare di fare dei voli. Sì, ma devi preparare anche tutto bene, perché non so, cioè, le batterie sono quelle, non è che puoi portare indietro, non è che sta su in aria in modo indefinito, no? Per un tempo indefinito. Quindi devi curare molto bene tutto, in modo tale che tu, quando hai tirato sul drone, fai esattamente quello che hai in mente. Se tu ti dimentichi di mettere sul filtro, o non metti il filtro giusto, o non controlli la batteria, e la batteria è un po' scarica, eccetera, capisci che, cioè, alla fine non porti a casa quello che vuoi, no? Quindi, qui, ad esempio, questa che sta passando adesso è la cima, la punta di Vallandro, e siamo stati nella sfortuna, nel senso che io ero con il mio figlio e un amico, che questi qui si svegliano ovviamente sempre tardi, quindi sono partito tardissimo. Io non avrei mai fatto quella gita a quell'ora, però fortuna ha voluto che, facendola a quell'ora, patendo un caldo pazzesco, tutta la gente fosse già tornata giù. Quindi noi ci siamo trovati su da soli, non abbiamo quindi disturbato nessuno. Ho fatto un volo molto bello, delle foto molto belle.
e al pelo con il temporale che poi alla fine non ci ha appena sfiorato. Quindi anche lì tu vai in montagna col drone, eccetera, sì, ti prendi il tempo di fare la ripresa, aspetti, non è che puoi aspettare in modo indefinito, soprattutto d'estate, no? Perché magari alle 7 arriva giù un temporale che fai fatica a tornare, insomma. Quindi, cioè, sono tanti fattori che entrano in gioco quando vai a fare riprese o foto in montagna, no? E poi col drone, cioè, aumentano le difficoltà in modo esponenziale, perché, cioè, quando vai su, c'è un temporale in arrivo, c'è del vento, eccetera, e cioè, lì te la devi, sì, è bello, vengono fuori le cose pazzesche, ma te la devi giocare, insomma, quindi. Poi il drone magari si bagna pure, quindi. Fantastico. Questa è la Tofana di Roche, sta dentro questa la mattina, ovviamente, questo sembra di essere su Marte, tanto sono particolari quelle rocce. Anche qui, volare dentro, dritto, in quel modo lì, dentro a quelle rocce, io ce l'avevo già in mente, perché peraltro avevo già fatto in una brutta giornata, non mi ricordo più se, ma comunque una fine estate, c'era un'immagine, sembrava veramente un paesaggio lunare. Però quando sono tornato, quel movimento lì di camera lo voglio rifare perché quelle rocce sono incredibili. Cioè, Dolomiti, cioè, è un parco giochi per uno come me, insomma, cioè, chi è appassionato di fotografia, cioè, andrebbe via ogni giorno a farsi una passeggiata e a fare delle foto, delle riprese. Qui sono praticamente dove sono salito con il figlio l'anno prima. Sono andato apposta, qui si torna giù dalla ferrata Tomaselli e c'è questo colle e io me lo ricordavo che era interessante, per cui l'anno dopo a luglio da solo sono tornato apposta per andare a fare queste riprese, che cioè, ovviamente è una scarpinata pazzesca perché per arrivare su lì comunque non è proprio banale, Ah, sì. però quando ci sei puoi fare delle riprese che da giù non puoi fare, qui lo stesso. Qui sono tornato giù al buio con la pila frontale per poter fare le riprese qui della Croda del Lago, dalla parte di Gaston di Formin. A quell'ora l'ultimo pezzo per arrivare lì è molto difficile, difficile camminarci con comodo, insomma, no? Quindi sapevo già che sarei tornato giù col buio, quasi buio, poca luce da non vedere bene dove metti i piedi. Quindi avevo la mia pila frontale e quindi mi sono aiutato così per evitare di ruzzolare. Ero da solo poi, tra l'altro, quindi, cioè, molto spesso devi andare da solo perché la gente non ti seguirebbe, quindi cioè, hai capito? Questo è un altro aspetto dei fotografi di montagna. Marco, il tempo vola, sono 37 minuti che chiacchieriamo. Allora stiamo rompendo un po' le scatole di Ti troia. Cioè. troviamo anche su LinkedIn, che mi dicevi di aver trovato come un fertile luogo di contatti professionali, vero? Ho avuto un po' di spunti, il tuo è stato uno di questi. E io ero iscritto a LinkedIn da un anno, diciamo, però era un po' freddino, nel senso che sai, non si può seguire tutto, no? Però poi effettivamente un po' il tuo input, un po' di un'altra persona che aveva fatto addirittura un approfondimento specifico, pagando anche, eccetera, mi ha detto, ma forse devo prendere in mano anch'io la situazione meglio, e devo dire che è un modo utile, interessante per avvicinare o comunque mettere in relazione te con persone, diciamo, professionisti che potrebbero avere interesse alle tue cose, a quello che fai. Quindi è chiaro che cioè, ci sono delle regole, anche lì c'è un metodo, c'è una modalità che va seguita, e anche lì, come in tutte le cose, quindi non è che puoi improvvisare. Però Non va so. bene, per un pubblico professionale lo riesci a incontrare, devi Esatto, rispettare alcune certo, regole, non certa essere... etichetta, un Certo. certo, esatto, quindi io ti Poi... ringrazio ancora per lo spunto che mi hai Ma dato, il grazie, era tempo. fondamentale non trovarti lì. Allora, Poi ho noi scoperto che ci hai diamo gli anche... spunti, no? Reciprocamente, Beh, no? Nel questo è senso che fondamentale di siamo tutti e due un po' condividere. nerd, ecco. Certo. Hai anche una pagina, la tua pagina Facebook, quindi facebook.com/esperienzadrone, eccola qua. Esatto, io qui ovviamente stare dietro a tutto non è facile, magari a volte ho dei momenti in cui riesco a postare cose, altri in cui magari mi dedico più a LinkedIn, però qua c'è dentro anche roba molto passata, quindi può essere interessante. Se una volta, qui ci sono sia cose di montagna, perché per me l'andare in montagna, fare riprese in montagna è un allenamento anche di gestione del drone, quindi cioè, secondo me vale tutto. Io a volte posto anche quelle cose lì del tempo libero, perché è la dimostrazione che
in fondo anche nel tempo libero io sono sempre un po' un mio pezzo di attività e anche lì, insomma, no? Quindi se tu ti alleni, cioè pilotare un drone ci vuole allenamento. Se io per una settimana, 15 giorni di fila, sono sempre col drone in aria, torno che ho acquisito delle capacità di gestire il volo che sono migliori, insomma, quindi volare vicino a questi palazzi qui in città diventa un gioco da ragazzi quando hai volato in montagna in certe condizioni, insomma. Poi sei anche su Instagram, eccolo qui, si chiama Esperienza Drone. Esatto, qui è un'immagine, ecco qua sopra nel pallino, sopra su nella mia, questa è una foto che io ho ricavato da una frame video. Ed è il drone in aria mentre io sono da solo in Val Trebbia e ho mandato su il drone, gli ho detto seguimi, e io sto andando in bicicletta in una strada bellissima, panoramicissima della Val Trebbia e il drone mi sta seguendo, per dire, no? Quindi Bellissimo. sono andato lì apposta per sperimentare anche queste modalità di volo e qui mi sono fatto una foto che secondo me, quella si chiama Pietra Parcellara, molto carina, un posto sembra di essere sulla Luna. Certo. Poi ti occupi anche di fotografia a 360 gradi, mi pare, vero? Sì, quello è una cosa che adesso è un anno che lo faccio, può essere molto interessante per architetti, per tutti, non so, anche Hai responsabili. degli esempi nel sito, sul portfolio? No, per ora no, voglio fare un sito apposito, si possono trovare invece nella mia pagina personale, che se vorrei aggiungere è www.marcodebigontina.it, che è interessante perché si vedono immagini sia 360 che 360 sviluppate che ricavate da immagini 360 e lavorate da me in un certo in portfolio. Lavorate da me in un certo modo creano sotto qua portfolio, esatto, creano vedi, questa è un'immagine 360 lavorata in un certo modo, questa è Piazza Duomo e Sì. questa anche è un'immagine 360, questa anche di architettura, quindi e sotto quindi invece c'è una pagina solo di immagini 360 navigabili, diciamo, no? Che Quindi bello. qui ci sono foto fatte con la macchina fotografica, fatte col drone, fatte con il cellulare, perché anche il cellulare è uno strumento che se sai usare ci puoi ricavare delle immagini molto belle, quindi con la camera 360, qui c'è un po', diciamo, il mio tempo libero di fotografo e queste sono tutte quelle, diciamo, foto fatte con una camera 360, rieditate in modo particolare. Che insomma sono inusuali, insomma sono particolari. Quindi, questa ad esempio, questa specie di maschera da extraterrestre è un monumento di Milano, l'Arco della Pace di Milano. Cioè, se uno Bellissimo. non lo sa, non ci arriva, insomma. Certo. Dove sono le 360? Eccole qua, per Qua, a esempio, queste. destra, esatto. È fotografia permanente 360, esatto. Ecco qua, questa è la piazza, la Biblioteca degli Alberi a Milano, non so se sì. Loro ovviamente adesso si aprirà, ecco qua, tu la puoi navigare, vedi? Ecco. Il bosco verticale. Esatto, poi c'è la Palazzo della Regione, poi Meraviglia. tutta una zona che adesso stanno costruendo. E Vedi, poi questi questa. panorami si possono anche collegare per creare dei tour veri e propri. Sì, esatto, tu puoi collegare, io sono anche certificato. Torroni Credit, questa gliela facciamo vedere per il mio caro Marco. Sono certificato Street View e infatti ho 2 milioni di visualizzazioni su Google Maps, più di 2 milioni di visualizzazioni perché io carico, quando vado in giro faccio delle foto 360, le metto a disposizione di chi vuole visitare una città, ad esempio, e si può andare a vedere cioè, senza nessuno sforzo, quindi dopo un certo numero Certo. di visualizzazioni ti danno il bollino di certificato che poi rientri in una lista che diciamo serve anche a chi fosse interessato per chiamarti e quindi utilizzare eventualmente le tue competenze cioè, la cosa interessante di queste foto sono gli interni in architettura, ad esempio, o in siti appunto dove si è svolta un'operazione di costruzione architettonica, oppure gli appartamenti, diciamo, tutta la parte turistica che vuol valorizzare
che ne so, degli hotel, dei resort, delle attività comunque ricettive che vogliono far vedere sia con immagini 360 che con dei tour virtuali che si realizzano mettendo insieme delle immagini 360 e tu puoi far navigare qui all'interno del punto vendita di Starbucks a Milano Corduso. Io sono andato il primo giorno alle 7 del mattino, Ma prima dai. ci fosse gente, e ho fatto questa foto di interni di questo luogo che è bellissimo, no? Quindi uno, ad esempio, andando lì, io l'ho caricata poi anche su Google Maps, uno già vede com'è. Non so, uno che non è di Milano, che non ha facilità ad andarci, almeno si fa un'idea dal momento in cui viene a Milano, può farci un salto, insomma. Quindi sono cose utili, ecco. Meraviglia. Sì. Certo. Ascolta Marco, siamo già a 45 minuti, no? Volevo in pratica ti ringrazio molto per la grandissima, come si dice, disponibilità, competenza per tutte le pillole che ci hai dato. Quindi, prima di tutto, imparare a fotografare, fare della fotografia una passione, delle Dolomiti una passione, approfondire qualche nicchia particolare. Tu hai approfondito il settore per esempio dell'architettura, della consulenza alle imprese, alle aziende, Certo. e prendere un bel patentino ENAC certificato di Esatto. primo, secondo livello, preparare tutte le richieste alle prefetture e metterci tanta coscienza su tutto quello che si fa, giusto? Giusto, giusto, giusto. E infine volevo ricordare a tutti che tutti i link poi saranno inseriti qui sotto nella descrizione del video che andiamo a pubblicare. Tutti i link che ho visitato a partire dal gruppo Dolomitici per passare poi ai post di Marco, ai suoi viaggi, al sito di Marco, al LinkedIn, alla pagina di Esperienza Drone, a Instagram. Vuoi inserire quella personale, marcodebigontina.it, lo vedi tu? Sì, aspetta che la mettiamo anche qui, tac, copia, tac, il sito di Marco, così, eccolo lì. Vabbè, dovresti togliere la parte finale così vanno dentro sulla home page, diciamo. Punto Sì, aspetta che lo mettiamo qua. it, basta. .it, perfetto. E poi volevo ricordare che tutte le interviste, compresa questa qui, possono essere visualizzate da www.dolomitici.it, che è il piccolo sito che stiamo imbastendo un po' alla volta, ma che pian piano si riempie di perle di cose importanti. E nella home page potete vedere un po' una descrizione di questo. Cioè nel 2020 siamo arrivati a 104.000 iscritti e stiamo gestendo un piccolo progetto che si chiama Filò Dolomiti, che fa seguito al Restart Dolomiti. Filò Dolomiti è un piccolo tentativo di trovare contenuti belli, piacevoli. Alcuni sono proprio a tema Dolomiti, altri un po' meno, ma sono tutte persone che si sono messe a disposizione per leggere, per raccontare le Dolomiti a modo loro. Per esempio c'è Giuseppe Mendicino, abbiamo avuto vari anche semplici iscritti al gruppo Dolomitici. Qui c'è la Rosanna che si è dedicata a leggere, la Moira che ci legge le leggende di Pino Ballario e così via. Quindi il progetto li trovate qui in alto. Filò Dolomiti fa seguito al Restart. Ah, lo scopo del Filò poi è anche quello di raccogliere, e qui in cima ci sono le tre raccolte fondi che andranno agli ospedali della provincia di Belluno, alla ULS 1 Dolomiti. E quindi qui in cima trovate invece anche per esempio il Restart Dolomiti, che era il progetto dell'anno scorso. A seguito di Vaia abbiamo, dopo una asta notevole, e qui trovate tutto il video dell'asta, abbiamo raccolto più di 22.000 euro che sono stati donati completamente al Fondo Welfare ed Identità Territoriale. Qui in alto è stato aggiunto un nuovo piccolo link che si chiama Interviste, e è già presente l'intervista fatta a dicembre con Mauro De Bettio. Altro
super dolomitico residente a Barcellona, che andatevela a vedere perché è veramente interessante. È una bella chiacchierata anche con Mauro, che ci racconta della sua professione, della sua passione, e che pian piano sta diventando una vera professione. Quindi, caro Marco, ti sono debitore veramente per il tempo che mi hai dedicato. È stato ovviamente un piacere, nel senso che, cioè, davvero, cioè, io solo l'idea che hai avuto di mettere insieme questo gruppo da oltre 100.000 persone su un argomento come le Dolomiti, che sono patrimonio dell'UNESCO, per me, cioè, vale veramente, cioè, ti dà la misura della persona, insomma, ecco, quindi. Bene, siamo arrivati a 50 minuti di Insomma, non ripeterlo troppo, sennò le persone. una pillolona di Ecco, ne pensa di amicizia che si è consolidata anche grazie al gruppo Dolomitici. Grazie Marco, a grazie presto. Dario, grazie. Ciao, ciao, ciao.